potrei essere sparita, ma sono stata letteralmente 11 giorni a letto con la febbre alta. Però guardate cosa vi ho portato oggi. Ok, ok, lo so, Halloween è passato, però io l'ho visto adesso. O meglio, sto bene adesso per registrarlo. Quindi che fai, tiene brividi? Disgusto versione strega? Cioè, guardate quanto è bella. Nonostante siamo in una prigione di Halloween, anche se non è più Halloween, ovviamente sono tornata con i miei vestiti normali. Forse potevo tenermi la skin, ma forse era un po' troppo fuori tema. Però ragazzi, questa prigione la dovevo portare, cioè l'ho vista, ho detto no, no, avessi visto questa per Halloween l'avevo portata. Il problema è che è uscita dopo che io avevo registrato lo speciale di Halloween, e quindi la portiamo adesso, va bene? Perché io il prossimo anno non lo aspetto. Facciamo un comeback con... perché gli Smiling Critters? Perché sempre gli Smiling Critters? Qual è il problema di queste prigioni? Queste prigioni, ragazzi, hanno una fissazione strana con Poppy Playtime. Ogni volta che ti giri o c'è la manona o c'è qualche personaggio di Poppy Playtime. È molto strana. La mano, l'ho chiamata, letteralmente chiamata. Comunque, come ve la siete passati in questi giorni? Io sono stata a Lucca Comics ed è stato bellissimo perché c'era il sole. Ma il problema è che mi sono ammalata malissimo, con la febbre a 38. E ragazzi, purtroppo è andata così. Guardate quanto sono belli, a caso Pikachu, Hello Kitty e i personaggi di Poppy Playtime, perché non mi ricordo mai come cavolo si chiama quel coniglio maledetto che io l'ho odiato nel 2, ragazzi. Nel 2 l'ho veramente odiato con quel gioco a quiz. Che schifo sto ragno gigante. No, no, non mi toccare, zia. Già che c'è sto ragno schifoso. No, 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 e non ho cliccato. Cioè, in realtà ho cliccato, penso. Sono dentro Pikachu. Pika, pika. Vabbè, ma io non sono più tanto esperta delle prigioni. Sono stata male, ragazzi. Cioè, sono stata letteralmente a letto 11 giorni. Nel senso che non mi alzavo dal letto. Morta, proprio deceduta. Figuratevi se io so muovermi nelle prigioni adesso. Comunque sì, l'ho aperta. Adesso lei tanto non si bugga, perfetto. Vabbè, ho capito, ma il potere del bug me l'hanno tolto. Vai, buttati che è morbido, perfetto. Almeno questo. Non so se si sente, ma comunque sono sempre un po' raffreddata. Perché ovviamente raffreddore non mi vuole lasciare. Si è innamorato di me, ragazzi. Che si deve fare? Quando si innamorano. Però non importa, se aspetta che mi finisca pure il raffreddore, penso che torno nel 2085. Quindi ho detto, vabbè, anche se tengo raffreddore si fa lo stesso. Tanto non è che è un problema. L'importante è riuscire a stare in piedi, perché io non riuscivo a stare in piedi. Tu sei un assassino comunque, però sei tanto carino. Beh, immagino che al posto del cesso ci sia, ok, sempre i fantasmi. Ma in realtà il cesso c'è, è che è dietro il fantasma. Oddio, posso fare tipo parkour? Oddio, ragazzi, bellissimo, senza aprire la porta. Una cosa inutile, ma io, a me piace fare le cose inutili. Già lo sapete, queste cose non cambiano. Ovviamente ha senso, abbiamo i personaggi di Inside Out, ma mi sembra giusto, visto che è la prigione di disgusto. Che però non ho capito se è la prigione solo di disgusto, quindi troveremo solo disgusto. Spero di no, spero di trovare anche altri personaggi versione strega, perché sarebbe molto carino. Comunque mi piace questa mappa, molto molto bella. Mi sono mancate le prigioni, ragazzi. Non so se a voi sono mancate, ma a me sono mancate un sacco. Soprattutto i bug, le cose. Tra l'altro non ho ancora visto un bug esemplare. Che fai, non mi accogli con un bel bug particolare? Aspettiamo, io attendo. Guardate qua che non ho perso il tocco. Non ho perso il tocco del parkour. Qui c'è la palla, vero? Sì. Mamma mia, tanta roba c'è in mezzo, però. Per vedere la palla, auguri. Ok, perfetto, posso passare. No! Non iniziamo! Non voglio acquistare gioia. Sono già abbastanza gioiosa da sola, grazie. No! Vabbè, ragazzi, ho chiesto il bug. La palla che mi ha ucciso a 20 km di distanza da me. Grazie per questo caloroso bentornato. Sono veramente quasi emozionata. Ora, vediamo se non mi ristira. Ragazzi, non mi ha neanche toccato. Che c'è scritto qui? Alzem strappa... No, aspettate. Ah, aspettate, no, 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 no! Dai, volevo leggere. Alzem strappato stava bene come? Ok, ottimo, ragazzi. Non ha senso quello che c'è scritto. Ora aspettiamo la palla prima che mi stira pure a me. Mi fanno pure la lapide pure a me. Qui abbiamo ansia e tristezza. Beh, ce l'abbiamo tutti quasi. Tutti quasi, però. Quasi, quasi. Non ho ancora visto una... Ah! Sono caduta. Non ho ancora visto una invidia. No, raga, c'è solo disgusto. Mi sa che la prigione è disgusto. Perché c'è la roba in mezzo, scusatemi? Ma che so, pure Cosimo. Perché c'è la lava? Non mi toccare, eh. Non mi toccare, non mi toccare, non mi toccare. Brutta strega. Non ho capito perché hanno messo altre cose, cioè altri ostacoli. Non bastavano gli ostacoli che c'erano già. Quindi questa sarà la prigione solo di disgusto. Però le prigioni mono emozioni sono brutte. A me piace quando sono tutti insieme. Oddio, ho rischiato di morire fortissimo. Non me ne sono neanche accorta. Ho rischiato, però sono talmente maestra che la mia mente è riuscita a non morire. Vabbè, no, forse era scontato che non... Vabbè, non importa, ok? Sono tornata e sono pronta a spaccare. Bella la bevanda con la zucca, ragazzi. Adesso bevo tipo la
la zucca. Buona la zuppa di zucca. La zucca, zuppa, zucca. Come? Momento flash che ci è mancato, ragazzi. Momento flash, me lo sono sognata di notte quando non potevo alzarmi a registrare. Pensavo, mamma mia, il momento flash quanto mi manca. Mi manca proprio veramente tanto. E non ho perso comunque il tocco nemmeno qui, ragazzi. Cioè, è fantastica questa cosa. Ormai esperta di prigioni anche dopo 11 giorni ferma a letto. Non guardavo uno schermo del PC da una vita. Sì, 11 giorni sono una vita per me, va bene? Wow, fai proprio paura. Non t'avevo manco visto. Però vabbè, non importa. Facciamo finta che ci abbia fatto paura, poverino, perché se no scappa, aiuto. Qui non ce l'hanno fatto il tavolino col cibo. Niente, allora non frega niente. Che gli frega? Vediamo se l'abbiamo messo giusto. No, ovviamente storto. Va bene, pop-up del cavolo però. Allora, oh, precisa. Oddio, le sto salendo in una maniera particolare, però precisa, va bene? Che poi mi avete detto che praticamente nello scorso video, perché ho letto un po' di commenti, devo ancora rispondere, però li ho letti. Ho visto che mi avete scritto che sul cellulare non ci sono i pop-up pubblicitari. Quindi ragazzi, mi state dicendo che io devo davvero provare una prigione sul cellulare per vedere se impazzisco. Perché io, ragazzi, non ho mai giocato a Roblox sul cellulare. Potrei impazzire, ecco perché vedi, faccio schifo pure qua, figurati sul cellulare che non ci ho mai giocato. Anche se mi avete detto è facile, è un corno. Per me niente è facile, manco, non lo so, alzarmi la mattina è facile, va bene? Quello che vi può sembrare facile, tranquilli che per me non lo è. Quindi se volete vedermi impazzire sul cellulare, vi consiglio di mettere un bellissimo mi piace a questo video, perché giustamente voglio avere un po' di sostegno morale, grazie. Un like uguale un sostegno morale. Oddio ragazzi, mi ricorda i post su Facebook, mi pare, dove la gente scriveva un like, una preghiera. Niente preghiere, solo morale, è morale che sto cadendo. Vabbè, ragazzi, non ne sto a fare una dritta oggi, ma cosa succede? Vabbè, però, cioè, da tanto tempo che sono tornata qui, quindi è giusto che io faccio schifo. Vabbè, no, sto cercando giustificazioni, sto cercando di giustificare la mia scarsità del momento, però è molto difficile per me, cioè, non toccavo un mouse da veramente troppo tempo. Io ogni volta che non faccio una cosa per troppo tempo, e troppo tempo possono essere anche una settimana semplicemente, oppure anche 3 giorni e non riesco più a entrare, aiuto! Perdo completamente la capacità di fare quella cosa. Infatti vedete, raga, vabbè, ho capito, ma si è buggato. Non è possibile che io non riesca a entrare lì, cioè l'ho sempre fatto. Qual è il problema? Oh, ce l'avevo fatta, meno male. No, pensavo di essere entrata in un buco di non ritorno. Perché buco? Vabbè, è un punto di non ritorno, volevo dire. Però c'è uscito buco, ci piacciono i buchi, che ti devo dire. Qui c'è qualcosa, non c'è niente. Brutto che non hanno messo niente qua. Nella prigione di Halloween mi sa che avevano messo tipo tutte le zucche. Sì, c'erano le zucche albine, tipo. Qui non hanno messo niente, ragazzi. Qui non si sono proprio sbattuti di sistemare cose. Qui tipo almeno il colore gli hanno fatto. Là manco il colore. Vabbè, qui il salto alla prima spesso non ci viene, volentieri nemmeno. E adesso dovrei essere in cucina. Ta-ta-dan! Ovviamente c'è sempre lei, disgusto con la padella. Ma qui c'è gente in galera, ma che è? Ah, ma questo è tipo, oh ragazzi, c'è il momento flash lì. Ma qui è tutto collegato. Vabbè, 85 prigioni dopo, io che mi accorgo che è tutto collegato. No signorina, per favore, afferra lo chef si chiama. Io non ho capito perché ogni tanto non gli mettono il nome e lo chiamano afferra lo chef. Allora, devo dire, è carina l'idea di disgusto, eccetera. L'avessero fatto con tutti i personaggi Inside Out, curato come hanno curato la prigione di Halloween che ho portato per Halloween, sarebbe stato tutto molto più bello. Vabbè, si è buggata, non si è più buggata, perfetto. Manco il tempo di finire di dirlo e non si era già più buggata. Devo dire che quella di Barry era veramente più accurata, ragazzi. Quella di Barry, classico Barry, però di Halloween. Questa è un po' meno curata, c'è un po' meno cose a giro. Sì, c'è tutti schietti, ma insomma. Io avrei messo tutti i personaggi, poi, sinceramente. Sicuramente, ragazzi, se vado a cercare, c'è di ogni personaggio. Ma perché fare prigioni singole di ogni personaggio quando ne puoi fare una con tutti? Come le prigioni normali, poi, perché ce ne sono tante di prigioni normali dove ci sono tutti i personaggi. Però è in questa che era di Halloween, hanno deciso di fare solamente un personaggio. Boh. E chi lo sa come ragionano qua? Noi si scivola nel dubbio, ovviamente. Vai, lancio della, ok, sedia. Qui c'è, che c'è? Sfilata, ma che è? Pare la passerella del Milano Fashion Week. Vada qui, con tutto il pubblico che ti guarda, ti acclama. Qui non mi pubblicizza nessun'altra prigione? Strano, eh? Vabbè che ragazzi, se mi pubblicizzano quelle ormai scadute, tipo quella di Sandy, io sono ancora triste per la prigione di Sandy, ragazzi. F per la prigione di Sandy. Cioè, tutta pubblicizzata e poi vai a vedere e l'hanno tolta. Che tristezza infinita. Cioè, veramente sono la persona più triste del mondo dopo questa cosa, dopo questa scoperta. Che poi ero tutta contenta, ho detto, vabbè, la vado a provare adesso, era tutta strana. Non c'è più. Momento tegolozzo? Il momento che non mi mancava. Oddio, questo va da solo. Ah no, perché è vero, io non vedo le loro cose. Pensavo stesse andando a salti. Ho detto, madonna, troppo forte il bro. Prendi questa che è pure pitturata per l'occasione, giustamente. La mettiamo dritta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questa la facciamo alla prima. No! Ok, potrei aver fatto una cavolata, però adesso risolvo.
non risolvo. Cioè, io quando ho detto la faccio alla prima, il gioco dice no. Cioè, più che il gioco so io, ragazzi, che fa. Non ho cliccato! Giuro che non ho cliccato. No, raga, sono seria, non ho cliccato io. Non ho cliccato per la. Perché tu clicchi e lo lascia. Ma io non l'ho cliccato. Cioè, l'ha lasciato da solo all'improvviso. Vabbè, ragazzi, però c'è un boicottaggio, qui. Qui c'è in atto un boicottaggio nei miei confronti. A qualcuno non sta bene che io sia tornata, vedo. Cioè, nel senso, questo è puro boicottaggio. Allora, per favore, mettila per bene. Ok, vedi che poi sono pure brava. Cioè, nel senso, vedi che non sono io? Olè. E ora me la porto pure dietro come sempre. Tanto mi esplode. Infatti non c'è più. Eccola qua, robot strega disgusto. Però quanto è carina, ragazzi, versione strega. Qui non ci puoi venire. Non ci puoi venire. Non ci puoi venire. Ah sì, perché passa attraverso le cose. Certo che ci puoi venire. Ah, raga, ma non gli faccio danno. Non prende danno il bro. Pianissimo prende. Poco danno prende il bro. Oddio, 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 oddio. Staccagli il braccio. Staccagli il braccio. Staccagli il braccio un po'. Staccagli sto braccio. Sì, uno è andato. L'altro è l'altro. Ragazzi, mi sa che stiro prima io di lei. Mi sa che non ce la faccio per pochissimo. Ma me spara, mi prende per forza. Dai, 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 sì. La più forte del mondo. Esplodimi, esplodi. Ah! Oddio, sì, di nuovo. No, 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 fuori dalla mappa. Eccessivo. Pensavo di essere arrivata come l'altra volta nella fazione dopo il bus. Invece questa volta mi ha spedito proprio fuori dalla mappa. No, ragazzi. No, no, no. Cioè, mi ha buttato fuori dalla mappa. Si è buggato e devo rifare da capo questa parte. Ah, no, è lì per bellezza. Ok, ok, ok. Mi stavo già spaventando. Quindi adesso gli posso dare anche un bacino. Ciao. Si arrabbia. Quando si avvicina si arrabbia. Stai calma. Disgusto, dobbiamo parlarne. Perché ti arrabbi quando mi avvicino? Vabbè, io me ne vado, basta. Io me ne vado. Dopo questa cosa me ne vado. Comunque bellissimo, non era mai successo che si buggasse così. O meglio, sì, una volta era successo, però se mi avvicinavo non mi uccideva. Invece mi ha picchiato, vedete, mi ha fatto anche danno. Oh, ragazzi, per la prima volta non sono buggata. Sto guidando bene il pulmino della SWAT. Che poi non è un pulmino. Vabbè, non ho capito mai come cavolo si chiama sta cosa, ma dove portano i bue carcerati. Però lo sto guidando precisa, ragazzi. Non sono neanche buggata sopra, sotto. Precisa proprio. Oh, aspettami, fratella. Ah, ma non sono le frecce. Ma le frecce sono sempre state. Perché mi ricordo che nelle prigioni alcune c'erano. In alcune no. Però se io taglio così perché io sono. Perché non voglio seguire le frecce. Tanto uguale. Cioè, nel senso, te la allunghi e basta se vai dritta. Tra 10 anni arriveremo a destinazione. Purtroppo questa parte non ho mai capito come accorciarla. E soprattutto non so perché non l'hanno mai accorciata effettivamente. Perché è noiosissima. Cioè, devi camminare letteralmente dritta. Almeno il pulmino fammi portare qua sotto. Le scale funzionano. Che anche questa cosa potrebbe sembrare scontata, ma non lo è. Qui ovviamente ci bugghiamo come sempre. Oddio. Ah, quindi potevo salvarmi così tutte le volte che sono caduta in questi cosi? Boh, ragazzi, meglio scoprirle. Capito? Così proprio. No, no, sì, no, no, sì. C'era stato un attimo di confusione. Adesso vado a prendere l'elicottero, l'elicottero. Che, oh, io dirò, un po' decorato è. Certo, un teschettino glielo potevano mettere. Cioè, l'hanno solo colorato. Ah, io non sono entrata, però mi è entrato da solo. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Che vi devo dire? Carina, carina, ci sta, nel senso. Non bella come quella portata da Halloween, ma carina. E comunque, non mi resta che dirvi che noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao.